Ciao a tutti, io sono Eliana Luciale e sono una flautista. Insegno flauto traverso presso l'Accademia Arcadia di Trani e sono qui per presentarvi questo strumento. Il flauto traverso è uno strumento a fiato, appartiene in particolare alla famiglia dei legni e si divide in tre parti, che sono il piede o trombino, il corpo centrale, e la testata. Sulla testata vi è la boccola o anche detta boccoletta, dotata di un foro. Il foro serve per soffiare all'interno dello strumento e produrre il suono. Come si soffia nel flauto? Si poggia la boccoletta sul mento e si tocca il labbro inferiore con il foro. Unendo leggermente le labbra, si soffia nel foro. Una volta aver imparato a soffiare all'interno del foro, si può montare tutto lo strumento e cominciare ad imparare le diverse posizioni delle dita sul flauto che corrispondono alle diverse note. L'estensione del flauto va dal Do sotto al pentagramma fino al Re di terza ottava. Alcuni flauti suonano anche il Si sotto il pentagramma quando sono dotati di una terza chiave qui sul trombino. In origine il flauto nasce come flauto dritto. Gli antichi pastori costruivano appunto degli strumenti con i materiali che avevano come le canne di bambù. I greci ne diedero un'origine mitologica attribuendo la nascita di questo strumento al dio Pan, il quale, innamoratosi della ninfa Syrinx, la rincorreva lungo i boschi. La ninfa, per sfuggire al dio Pan, si nascose in un canneto e gli dei, per salvarla, la trasformarono in una canna di bambù. Per questo il dio Pan costruì uno strumento utilizzando le canne di bambù. E poi nei secoli questo strumento ha avuto un'evoluzione, fino ad arrivare all'Ottocento, quando il tedesco Theobald Behm costruì la versione definitiva dello strumento, che è molto simile a quella odierna. Il flauto è uno strumento che si suona in orchestra, nelle bande musicali, ma anche in altri contesti, come nella musica da camera, o negli ultimi decenni è stato utilizzato anche nella musica rock o nella musica leggera. Bene, spero di avervi reso interessante questo strumento. Vi aspetto quindi presso l'Accademia Arcadia di Trani. Ciao a tutti!